Anche nella junior ci sono dei ragazzini promettenti, bisognerà vedere, certamente lasciar loro tempo e vedere che cosa ne uscirà. Però diciamo che il fenomeno Carolina, il fenomeno Fusar Poli Margaglio prima, Olimpiade di Torino, ha contribuito, tutto questo ha contribuito a far sì che veramente il pattinaggio crescesse in Italia. Negli ultimi 10-12 anni è cambiato, veramente tanto. E poi parleremo anche del fatto, adesso intanto vedo il punteggio di Chelsea Lee che è di 85-45, Chelsea Lee per quanto riguarda il free program, quindi con un totale di 133-65 va in quarta posizione, mentre sul ghiaccio vediamo Elen Gedevanshvili, l'atleta rappresentante della Georgia, ma parleremo della coppia d'artistico. Abbiamo trovato altri due nuovi ambasciatori per il pattinaggio di figure in Italia, poi ne parliamo. Il fantasma dell'opera per la Gedevanshvili. Triplo Lutz, doppio tolo, bene. Secondo triplo Lutz, ottimo. Da fare triplo tolu. Bene, doppio axel, doppio tolu. Salto. Stavolta va bene il triplo tolu col doppio tolu a seguire. Va anche l'altro doppio axel. Buon programma. Meglio di ieri sicuramente, vero Franca? Decisamente bene, peccato quel triplo tolup,
una piccola sbavatura, ma nel complesso bene. Ti dirò che si vede subito il cambio d'allenatore, ecco, almeno io lo vedo. L'arrivo di Morozov, dici che ha prodotto già il suo frutto? No, questo modo di pattinare, questo imprinting che un allenatore lascia, lo dicevamo ieri con spesso in la. questi giorni. Lei veniva, si è allenata per tanto tempo in America nelle scorse stagioni e si vedeva questo stile propriamente americano. E adesso invece ha cambiato da poco, non si nota ancora tantissimo, però si vede già il cambio dell'atteggiamento nei movimenti delle braccia, nei molleggi della pattinata, in alcuni passaggi tipicamente morozofiani li Quindi un chiameremo. cambio positivo a questo punto mi sembra di capire Ma per sai, quello bisogna che guardi. aspettare. Intanto i cambi di allenatore di solito all'inizio, i primi 100 giorni sono sempre positivi, come i matrimoni. Poi dopo bisogna vedere che cosa succede. È il rapporto alla lunga che deve produrre risultati. Però all'inizio un po' vuoi, perché di solito quando uno cambia ed è convinto, ha una sorta di motivazione in più, no? Vuole apprendere cose nuove, Va Poi però bene. bisogna vedere se l'adattarsi al nuovo sistema è adatto o no alla persona con cui lavora. La vediamo qua proprio dall'alterrizzo, Lei l'abbiamo però. visto, sorridente, la segue insieme a Morozov, quindi c'è la soddisfazione del Io lavoro direi che per svolto. lei può essere centrato, perché lei ha decisamente le caratteristiche di un atleta dell'est, sia come tecnica che come modo di allenarsi, che come modo di pattinare proprio. Quindi forse questa scelta per lei può essere positiva. Le scuole proprio di pensiero e metodi di allenamento sono molto diversi tra l'est e l'ovest, sono tutti e due validi, però molto diversi. E non è detto che ciò che va bene per un atleta poi possa andare bene anche per un altro atleta. Ergenashvili era quindicesima dopo lo short program, in questo momento va in testa per quanto riguarda il free program con 104,63, 54,66 technical elements, 50 e 97 per i program components e nella classifica generale va a superare Victoria Helgerson con 156 e 24 contro 142 e 52 dell'atleta svedese. Vediamo la scheda. Salgono anche i Components sono saliti components. decisamente, siamo tutti sopra il 6, tocchiamo il 6,64 con gli skating skills. La scheda, i GOI sono tutti positivi.